grazie a tutti voi per essere qui, grazie alla Scuola Toscana e all'Associazione Iroha per lo scambio culturale tra Italia e Giappone che hanno reso possibile questa serata, grazie alla Biblioteca Pio Prato che ci ospita in un luogo importante della vita culturale fiorentina. Grazie a tutti voi di essere qui e un grazie speciale ai relatori la cui presenza, la cui qualità è molto superiore alle nostre rigorose aspettative di organizzatori. Quindi un grazie sentito a tutti voi che siete qui per una cosa molto importante. Prima di cominciare, un piccolo gesto simbolico di cui Lisa Clark vi spiegherà il significato tra poco. C'è una lampada qui sulla tavola, è la lampada di San Francesco che i frati di Assisi chiamano lo spirito di Assisi. È stata questa lampada qui, è stata un dono a noi beati costruttori di pace, ma insomma a tutti coloro che si occupano di pace in questo paese, il 6 agosto, nell'anniversario del bombardamento di Hiroshima, e noi ci siamo impegnati a portarla ovunque con noi, in qualsiasi occasione si parlerà di pace, nel percorso verso la marcia da Perugia ad Assisi che si svolgerà il 19 ottobre. Quindi questa lampada sta girando un po' tutta Italia, sta andando è un testimone silenzioso di tanto impegno per la pace in tante parti d'Italia. Domani per esempio sarà in provincia di Cesena. E adesso l'accendo perché spero che non ci sia niente contro il regolamento di questa biblioteca contro l'accensione di una lampada che è tra l'altro che brucia olio delle olive e degli olivi di Assisi e quindi insomma è anche ecologicamente bello. Come si vive nell'era nucleare. Ascoltate il monito che viene da Hiroshima e Nagasaki. Se si perde la memoria, la tragedia potrebbe ripetersi. Risaniamo il nostro mondo, liberiamolo dalle armi nucleari e apriamo la porta a un futuro di speranza e di pace. La bomba sganciata su Hiroshima esplose a 580 metri sopra la città. L'esplosione liberò in tutte le direzioni una intensa radiazione termica a calore, fortissime onde d'urto. L'esplosione sprigionò anche radiazione di neutroni e raggi gamma. La ricaduta di radioattività raggiunse zone molto lontane dall'epicentro dell'esplosione. Tonnellate di polvere e terra radioattiva sollevate dalla forza dell'esplosione e poi trasportate dal vento e dagli spostamenti d'aria ricadono sulla terra, sull'acqua, sulle persone. Gli effetti dell'avvelenamento da radiazioni durarono molto tempo e ancora oggi, a 60 anni dalle bombe su Hiroshima e Nagasaki, causano sofferenza e malattie ai sopravvissuti, gli Ibakusha. Mi chiamo Seiko Ikeda. Sono di Hiroshima, la città che ha subito il bombardamento nucleare. Avevo 13 anni, frequentavo la seconda media. Era il 6 agosto 1945. A Hiroshima vivevano all'epoca 350.000 persone.
Nell'arco di pochi secondi la bomba atomica spazzò via la mia città. Nel raggio di 4 chilometri dall'epicentro tutto fu bruciato e distrutto. 140.000 persone morirono immediatamente o nei 5 mesi successivi. Nel 1950, 5 anni dopo, erano morte più di 200.000 persone. La bomba atomica, chiamata Little Boy, pesava 4 tonnellate e conteneva quasi un chilo di uranio 235. Le bombe atomiche hanno un impatto terribile causato da tre elementi: il calore, la potenza dell'onda d'urto, le radiazioni. Prima l'onda termica, il calore. Al momento dell'esplosione si formò una palla di fuoco del diametro di circa 200 metri, della stessa temperatura del Sole. Dal nucleo si sprigionò un calore di 4.000 gradi. Pensate, i metalli fondono a 1.530 gradi, il vetro a 750, temperature superiori a quelle di un alto forno. I corpi umani bruciarono all'istante. In temperature del genere, addirittura evaporano. Degli oggetti e delle persone nella zona dell'epicentro rimase solo l'ombra sul muro. Poi venne l'onda d'urto, un'esplosione con un boato enorme che travolse tutto ciò che si trovava nel raggio di 16 km dall'epicentro. E un vento fortissimo che produsse uno spostamento d'aria di 440 metri al secondo, una forza talmente potente da scaraventare le persone contro gli edifici, ma anche da strappare la pelle dei corpi umani. A molti la pressione fece saltare anche gli occhi fuori dalle orbite ed esplodere gli organi interni. Autobus e tram furono spazzati via come fuscelli, gli edifici in legno furono livellati e quelli di muratura furono devastati. Infine le radiazioni. Solo le bombe nucleari le producono, ma nessuno di noi ne sapeva niente. Le persone che si trovavano a 200 metri dall'epicentro furono colpite da 17 Sievert, cioè 17.000 volte il livello di soglia minima che inizia a causare danni al corpo umano. Due giorni dopo l'esplosione della bomba, una mia compagna di scuola delle elementari, Chie Okisue, tornò al villaggio da Hiroshima. Non era ferita e fu una grande gioia per la sua famiglia, ma dopo meno di un mese cominciò a star male e non riusciva più ad alzarsi dal letto. Quando la mattina si pettinava, i capelli le restavano in mano a ciocche, finché non li perse tutti. Poi il torace e lo stomaco si indurirono e comparvero in tutto il corpo macchie viola. Cominciò a perdere sangue dal naso, dalla bocca, dalle orecchie. Quando finalmente arrivò un medico, la madre era ormai disperata e la ragazza stessa gridava di non voler morire. Aveva ancora così tante cose che voleva fare nella vita. Morì per sindrome acuta da irradiazione. All'ospedale, quando mi svegliai, le palpebre erano talmente gonfie che non riuscivo ad aprire gli occhi e la bocca riuscivo solo a socchiuderla. Mio padre venne a cercarmi. Il mio povero babbo non riusciva a riconoscere sua figlia tra tutti i feriti. Si aggirava nelle corsie chiamando: «Seiko, il tuo papà è venuto a prenderti!» Quando sentii la sua voce, gridai: «Papà!» ma non riuscivo a vederlo. Dopo tre mesi cominciai a stare meglio. Riuscivo a camminare e le ferite si stavano rimarginando, ma sentivo qualcosa di strano, di diverso, al viso. Cercai uno specchio, ma i miei me lo avevano nascosto. Cercai dappertutto, alla fine riuscii a trovarne uno. Quando vidi allo specchio la mia faccia, fu uno shock tremendo. Non avevo mai visto niente di simile. Era di un colore rosso scuro, come la carne di fegato, e la pelle era durissima. L'angolo sinistro delle mie labbra era rovesciato e il mento era saldato al collo. Non credevo ai miei occhi. Da quel giorno a tutte le sofferenze fisiche si aggiunsero anche quelle psicologiche. È successo su questo pianeta, su un pianeta già martoriato da uno dei più atroci conflitti che si ricordino, il 6 agosto del 45, poi è successo ancora dopo tre giorni,
con una tecnologia diversa, senza nessuna possibile parvenza di giustificazione militare o necessità. È qualcosa che nessuna lingua umana potrà mai raccontare, per il semplice motivo che trascende la nostra possibilità di immaginazione. Noi ci troviamo in uno stadio della nostra evoluzione tecnologica in cui ciò che siamo in grado di fare supera ciò che siamo in grado di immaginare e conseguentemente di dire e di inserire in uno schema morale. Sulla base di questa semplice e terribile considerazione, noi abbiamo pensato di inserire nell'ambito di un ciclo di letture di Dante, del nostro più grande poeta, di colui che giustamente più di ogni altro è stato in grado nella nostra lingua di dire l'indicibile, di dedicarne una il 6 agosto scorso alla memoria delle vittime di questa inaudita atrocità. Quindi il titolo di questa serata è un ricordo, una coda di quella lettura a cui voi avete partecipato e li ringrazio. La creatura che ebbe il bel sembiante, il verso 18 del 34° canto di Dante, un canto molto citato, ad esempio, dal premio Nobel Caizaburo Oe a proposito di Hiroshima e Nagasaki. Inferno sulla terra, la possibilità, la necessità di uscirne. C'è una parola che avete sentito e sentirete spesso, mi auguro non soltanto questa sera, la parola Hibakusha. Significa letteralmente, mi correggeranno i giapponesi se sbaglio, esposto, esposta alle radiazioni. Siamo tutti noi, evidentemente, seppure in dosi e in modalità molto differenti. Nel gergo internazionale del Movimento per la Pace in particolare, questa parola è passata a designare, avete sentito, i sopravvissuti di questa immane catastrofe. Molti dei quali hanno scelto, con una scelta un po' folle, di continuare a vivere in condizioni sia fisiche che morali, che definire umane è del tutto abusive. E l'hanno fatto per noi, per testimoniare, per prenderci sulle loro spalle, come Virgilio fa con Dante nell'ultimo dell'inferno, e portarci fuori da questa situazione atroce, fare in modo che non si ripeta mai più, sottrarre la possibilità materiale che questo si ripeta, il che può avvenire soltanto con lo smantellamento degli arsenali atomici, attraverso una chiara norma internazionale o un trattato di messa al bando. Motivo per cui noi abbiamo scelto di dedicare questo mese di agosto, tutto il mese di agosto, dal 6 al 29, a una campagna di sensibilizzazione e di informazione per presentarvi ciò che nel mondo sta succedendo e a cui noi possiamo e dobbiamo partecipare per abolire queste armi nel quadro più generale di un disarmo tout court, del quale parlerà uno dei più grandi giuristi viventi. Io nel mio piccolo, aspettando che la parola Hibakusha diventi come la parola mamma, come la parola computer, una parola universale e immediatamente comprensibile in qualsiasi idioma di questo pianeta, già che l'esistenza di queste persone rende unico questo pianeta, unitario, siamo tutti potenziali cittadini di Hiroshima. Io nel mio piccolo avevo proposto una versione italiana, una versione ad senso, che Hibakusha significa custode della dignità umana, custode della mia dignità, custode della dignità dei miei figli. Loro sono usciti dall'inferno, non solo in poesia, ci hanno mostrato come si fa e noi dobbiamo seguirli. Adesso abbiamo il piacere e l'onore di leggere, purtroppo il professore non può essere con noi oggi, dell'Università di Hiroshima, ma il professor Jacobs ci ha mandato un importante messaggio che precederà l'intervento dei relatori.
Buonasera, sono Alberto Del Mela, sono uno dei direttori di Scuola Toscana. Anch'io mi associo ai ringraziamenti fatti da Lorenzo Bastida e vado a leggervi questo testo che ci ha voluto mandare espressamente per questa serata Robert Jacobs da Hiroshima. Messaggio da Hiroshima. Il 6 agosto del 1945 tre velivoli militari americani apparvero sul cielo della città giapponese di Hiroshima. Uno degli aerei sganciò una singola bomba atomica che esplose all'altezza di 580 metri sul centro della città. L'attacco uccise 70.000 persone istantaneamente ed oltre 120.000 entro la fine di quell'anno. Tre giorni più tardi, una seconda bomba atomica fu sganciata sulla città giapponese di Nagasaki, uccidendo più di 40.000 persone nello stesso giorno ed oltre 80.000 entro la fine dell'anno. Ma le armi nucleari non cessano di uccidere quando gli effetti diretti dell'esplosione e del calore sprigionato si esauriscono. Le radiazioni che colpiscono l'organismo delle vittime, sia esternamente che internamente, continuano a causare malattie e morte per decine di anni a seguire. Quindi non sapremo mai esattamente quante persone sono state di fatto uccise da quei due atti bellici. Ed ancora, altre decine di migliaia di ignoti hanno trascorso una vita di traumi e sofferenze, consumati dal dubbio di essere stati o meno esposti a dosi massicce di radiazioni, nell'angoscia di poter diventare un giorno vittime della bomba, mentre vedevano morire i propri cari e i propri vicini, senza tregua, in quello che può soltanto essere definito come l'inferno in terra. Coloro che hanno sofferto sul piano psicologico non saranno mai annoverati fra le vittime, benché le loro vite siano state irreparabilmente devastate. Dopo quei giorni terribili, la gente di Hiroshima e Nagasaki ha ricostruito le proprie città, ha ricostruito le proprie case, ma dappertutto sono rimaste le ombre di ciò che è andato perduto: genitori, figli, nonni, amici, vicini di casa. Gli abitanti hanno ricostruito Hiroshima e Nagasaki come città di pace, nella speranza che le luci che portano nel cuore per i loro cari scomparsi possano contribuire a far splendere quel faro di pace che le loro città sono divenute. I sopravvissuti agli attacchi nucleari vengono chiamati, con parola giapponese, hibakusha. Molti hibakusha hanno parlato di ciò che è successo ad Hiroshima e Nagasaki, dei pericoli delle armi nucleari. Molti di loro si sono opposti con tutte le loro forze a governi ed eserciti in nome del disarmo, ma un numero molto maggiore è rimasto in silenzio. Molti hibakusha non hanno voluto parlare in pubblico di quanto era loro accaduto, di ciò di cui erano stati testimoni. Tale è la natura di molte esperienze traumatiche. Alcuni reagiscono diventando attivisti, molti altri rifugiandosi nel piccolo mondo che li circonda e che dà loro sollievo, i figli, i vicini. Il silenzio e la vergogna sono caratteristiche dell'era nucleare. Se Hiroshima è stata la prima città al mondo ad essere colpita da un attacco atomico, non è stata tuttavia il primo luogo dove si è esploso un ordigno nucleare. La prima arma nucleare era infatti stata fatta esplodere tre settimane prima, il 16 luglio del 1945, negli Stati Uniti, nel New Mexico. Il Trinity Test, come fu chiamato, causò la contaminazione radioattiva della popolazione che viveva vicino al sito dell'esplosione sperimentale, contaminazione che solo oggi è stata riconosciuta e studiata. Questa terribile eredità avrebbe caratterizzato le sette decadi in cui abbiamo convissuto con le armi nucleari. Dai giorni degli attacchi nucleari su Hiroshima e Nagasaki sono stati infatti sperimentati
oltre 2000 ordigni nucleari. Lo sono stati su ogni continente ad eccezione del Sud America e dell'Antartide. Milioni di persone, ignote e dimenticate, hanno sofferto le conseguenze di questi test e della enorme quantità di sostanze radioattive rilasciate nell'ambiente. Molti corpi sono stati devastati dall'esposizione diretta ai radionuclidi. Molte persone sono morte. Altri, ancora più numerosi, hanno avuto i loro cibi contaminati, le loro case, i loro villaggi irradiati e sono stati costretti a lasciare le loro terre, a dipendere da cibi confezionati, ad abbandonare le loro occupazioni tradizionali, spesso a vivere per generazioni nei cosiddetti insediamenti provvisori. Noi ci riuniamo oggi, il 29 agosto, perché nel 2009 questa data è stata dichiarata dalle Nazioni Unite giornata contro la proliferazione nucleare. E ciò per due ragioni. È il giorno del primo test nucleare sovietico, condotto al sito Poligon in Kazakistan, il 29 agosto del 1949. Ma è anche il giorno in cui, nel 1991, il Kazakistan, divenuto da poco indipendente, decise di chiudere il sito. Molti abitanti dell'area vicino al sito occupano tuttora abitazioni contaminate e mangiano cibi provenienti da coltivazioni altamente contaminate. Queste famiglie e queste comunità continuano a pagare, generazione dopo generazione, un prezzo altissimo per quei test nucleari, perché i radionuclidi depositati nelle loro case e nei loro orti attraversano i cicli stagionali senza scomparire. L'eredità avvelenata dei test nucleari rimane con noi ancora oggi, dato che la gran parte delle sostanze contaminanti allora rilasciate circola ancora oggi nei nostri ambienti, continuando la propria emivita. Queste sostanze radioattive non si distruggono, non spariscono, possono solo cambiare di posto. Ogni volta che sentite la parola decontaminazione, pensate che in realtà questa parola significa ridistribuzione, ridispiegamento. Queste particelle radioattive sono qui nel nostro ecosistema e sono qui per restare. In questo senso, ogni ulteriore test nucleare è un attacco contro le generazioni di esseri umani e di tutte le altre creature che abitano la Terra. Coloro che verranno, decine e centinaia di anni dopo di noi, porteranno ancora su di loro la contaminazione causata da questi test. In questa giornata internazionale contro i test nucleari, andiamo con la mente a tutti coloro le cui vite sono state distrutte dalle armi nucleari. Pensiamo agli abitanti di Hiroshima e Nagasaki, gli unici esseri umani ad essere stati attaccati direttamente con armi nucleari. Da 69 anni stanno cercando di dirci che nessuna arma nucleare deve essere mai più fatta esplodere. E pensiamo anche ai milioni di persone le cui vite sono state devastate dagli altri 2000 ordigni nucleari che sono stati fatti esplodere da allora. Coloro che si ammalano, che mangiano cibo contaminato, che sono stati sradicati dalle terre dove camminavano i loro avi, coloro cui è persino negato di rendere omaggio alle tombe dei loro antenati. Noi da Hiroshima, con questo messaggio, vogliamo comunicarvi la nostra riconoscenza per il vostro incontro di oggi in memoria di ciò che è successo in questa città, per la vostra volontà di onorare e tenere per mano tutti noi che abbiamo dovuto subire le sofferenze di un mondo reso radioattivo in nome della sicurezza nazionale. Queste armi hanno creato, al contrario, un'insicurezza che durerà per generazioni. Che la pace sia con voi tutti. Robert Jacobs, professore associato, Hiroshima Peace Institute, Hiroshima City University. Grazie.
test. Li chiamano test, sperimentazioni. Ma le sperimentazioni si conducono in laboratorio, in uno spazio sterile, isolato. Questi sono atti criminali di guerra, attacchi all'ecosistema, a tutti noi, che devono essere vietati. In questa giornata internazionale per l'abolizione dei test nucleari, noi abbiamo l'onore di avere qui una delle persone, delle donne, la cui passione, il cui impegno, la cui devozione alla causa della pace hanno pochi uguali. E tra le tante cose di cui questa persona è anima, c'è un'iniziativa molto bella, Pace e Bimbici, che ogni anno, appunto per gli anniversari di Hiroshima e Nagasaki, con un gruppo di straordinari volontari, fa un giro di comuni, grandi e piccoli, dell'Italia, generalmente del nord-est, ed è riuscita non solo a sensibilizzare centinaia, migliaia forse di persone negli anni, ma a far entrare diversi comuni italiani in una rete importantissima, Mayors for Peace, l'unione dei comuni, cioè delle istituzioni più vicine a noi cittadini, per la prevenzione dei conflitti. E l'Italia e il Giappone sono per l'appunto i due paesi in cui maggiori sono le adesioni a questa importantissima rete, e una parte non piccola del merito è di Lisa Clark. Accoglietela con un grande applauso. Grazie Lorenzo e grazie a tutti quanti. Sì, è vero. E quest'anno la nostra Pace in Bici... Ah, Lorenzo, ti devo spiegare che il motivo per cui si svolge nel nord-est d'Italia è che partiamo sempre da un punto diverso, ma concludiamo sempre in un unico luogo, che è il grande campo davanti alla base di Aviano dell'aviazione statunitense, che custodisce tuttora delle armi nucleari nel suo sottosuolo. E noi crediamo che le custodisca, no, siamo sicuri in effetti, gli scienziati americani ne sono sicuri, gli scienziati contro le bombe atomiche, che vengono custodite tutte smontate sotto, e i piloti si addestrano con delle finte bombe, non si addestrano con le vere bombe, e che addirittura, questa era una cosa che ci spinse una decina d'anni fa a dire: ma allora non servono davvero più a niente queste bombe? E credo che la risposta sia quella: dal punto di vista strategico-militare, quelle bombe lì non servono più a niente, perché stanno smontate nei cavò sotterranei iperprotetti da non so quanti strati di cemento, e per renderle utilizzabili ci vogliono, c'è chi dice un mese, c'è chi dice 3 mesi. Quindi è chiaro che non servono come risposta immediata ad una minaccia. A che cosa servono quelle bombe? Io non volevo parlare di questo, e la mia frase mi sono completamente confusa, perché avevo cominciato per raccontare a Lorenzo perché stavamo nel nord-est con Pace in Bici, perché dobbiamo concludere dopo 4 giorni in bicicletta ad Aviano, che è in provincia di Pordenone, in Friuli Venezia Giulia, e quindi sarebbe un po' difficile cominciare 4 giorni prima a Napoli, e per questo si fanno sempre dei giri che sono più o meno la distanza di 200-250 km, quello che persone come me possono fare in bici. Non stiamo parlando di grandi ciclisti, stiamo parlando di persone che si impegnano per la pace e che hanno anche qualche muscoletto nella gamba, insomma. E uno degli obiettivi, quest'anno uno degli obiettivi era di costruire gru di Sadako per portarle qui questa sera, e alcune di quelle che sono qui sono anche il frutto di Pace in Bici. Ma l'obiettivo sempre, tutti gli anni, è appunto quello di raccogliere le adesioni all'associazione Mayors for Peace, i Sindaci per la Pace, che è un'associazione fondata da un sindaco di Hiroshima negli anni 80,
con sempre il sindaco di Hiroshima come presidente, e sono ormai più di 6.000 in tutto il mondo i sindaci, o le amministrazioni comunali meglio, che aderiscono a questa rete. E quando sono venuti a Firenze per la prima volta, quando Firenze ha aderito a questa associazione, che era il 2005, io ho raccontato un po' al sindaco e agli organizzatori un po' che venivano da Hiroshima, e ho parlato un po' di un nostro sindaco di cui io sono una grande fan, un sindaco di Firenze che ha veramente segnato la cultura di questo paese. Non sto parlando di quelli attuali, naturalmente l'avete capito, ma sto parlando di Giorgio Lapira. E quando il sindaco di Hiroshima sentì la storia di quello che aveva fatto Lapira, mi disse: ma allora era davvero il profeta di Mayors for Peace. E a me è piaciuto moltissimo questa cosa, perché in effetti i bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki ebbero un ruolo importantissimo nel pensiero di Lapira. Lapira disse una volta, scrisse una volta una cosa che è proprio, me lo ricordo quasi a memoria, ma ce l'ho anche scritto per essere più sicura. Lui aveva questa nozione che le città sono più importanti degli stati. Lui diceva in altri pezzi, e lui ha detto, gli stati vanno e vengono, in fondo lo vediamo, no? Guardiamo anche l'Italia, insomma, l'Italia ha 150 anni o poco più, ma le nostre città invece hanno un valore storico, rappresentano una comunità che ha vissuto insieme, che ha costruito, che ha pensato, che ha costruito culture. E quindi lui diceva sempre questo, e diceva, le città restano come libri vivi della storia umana e della civiltà umana, destinate alla formazione spirituale e materiale delle generazioni future. Le città non possono essere uccise, scrive Lapira. Esse sono affidate alla generazione attuale solo perché se ne prenda cura, affinché le trasmetta intatte ed arricchite alle generazioni future. Ma capite che per un uomo che aveva un pensiero così profondo su che cos'erano le città nella nostra civiltà e per le nostre comunità, l'orrore di vedere il tentativo con due bombe di distruggere due città, ma poi ce n'erano stati anche prima di tentativi, ma mai così sconvolgenti come quello. C'era, sì, è vero, Tokyo con le bombe incendiarie, Dresda, tantissime, il contrario, c'era stato anche Coventry, quindi insomma da tutte le parti. Non voglio prendere una parte e dichiarare che solo una parte erano dei selvaggi, però la bomba atomica davvero sconvolge completamente, e sconvolge completamente Lapira, che sulla base di questo decide di lavorare per la creazione all'inizio di una sua associazione, che di un'associazione promossa anche da lui, che nasce in Europa sulle ceneri della Seconda Guerra Mondiale, che era l'Associazione delle Città Gemellate, ma di promuovere sempre più quest'idea che le città si devono parlare tra di loro. E nel 55, nell'ottobre del 55, Lapira fece una cosa che in piena guerra fredda era assolutamente tabù: invitò in Palazzo Vecchio, nel Salone dei 500, i sindaci delle capitali del mondo. E quindi c'era il sindaco di Mosca, c'era il sindaco di Washington, c'era il sindaco di Praga, c'era il sindaco di Hanoi, c'erano anche dall'Africa, perché a quell'epoca, nel 55, invece, gli stati consideravano, sì, vabbè, c'era il Trusteeship Council, che non so come si chiama, delle Nazioni Unite, che doveva occuparsi della transizione verso l'indipendenza delle colonie, ma insomma erano pochi gli europei che pensavano che gli africani avessero qualcosa da contribuire al dialogo internazionale. Ma alla fine invece tutto questo ce l'aveva, e ce l'aveva perché aveva capito che le città
non possono essere uccise e che le città saranno quelle che attraverseranno le frontiere degli stati. Sono le frontiere degli stati che creano le guerre. Le città, quelle frontiere, le attraversano. E questa è un po' la lezione di diplomazia popolare che adesso noi con le associazioni, ma Mayors for Peace in particolare, cerca di portare avanti, mettendo insieme i sindaci di tante città intorno a un tema, diciamoci la verità, è un tema che per l'umanità, per gli esseri umani, è un tema che ci deve vedere tutti uniti, che è quello di mettere al bando e smantellare tutte le armi nucleari su questo pianeta. Io sfido chiunque ad avere il coraggio di dirmi che non è d'accordo. Non esiste, non esiste. Che cos'è che però ci frena in questo? Lo dirà senz'altro meglio Luigi, penso. È un intellettuale, io sono semplicemente una persona passionale che pensa a queste cose, che accumula esperienze e cerca poi di ricordarsi tutte le cose che voleva dire. Non mi riesce mai. Fatti tutti i miei appunti, ma sono saltati. È la dottrina degli stati sulla loro sicurezza. Anche quando nel 96 noi, lavorando sempre dal basso, ottenemmo un risultato straordinario perché con degli stati che ci appoggiarono portammo davanti alla Corte Internazionale di Giustizia il quesito: è lecito, è legale l'uso e la minaccia dell'uso delle armi nucleari? Perché, e questo ce lo dirà meglio Luigi, anche minacciare l'uso di una bomba atomica è lo stesso crimine che usarla. Attenti, questo è molto importante dal punto di vista giuridico, è la stessa, non ci sono le vittime, ma è veramente lo stesso atto, è l'aggressione, è quella. Allora noi, tutti i movimenti del mondo riuscirono ad arrivare alla Corte Internazionale di Giustizia, che si pronunciò naturalmente dicendo che no, per le conseguenze di queste armi, che non rispettano i confini, che non rispettano il tempo, non rispettano le generazioni. Abbiamo visto, forse non era chiarissimo, ma sappiamo ormai che anche nella terza generazione delle persone colpite a Hiroshima dalle radiazioni, i loro nipoti nascono con problemi genetici, con deformazioni genetiche che sono dovute al fatto che il nonno era stato esposto alla bomba. Quindi per tutte questi orrori che le armi nucleari hanno come conseguenze, la Corte Internazionale di Giustizia disse no, non è nello ius in bello, non è assolutamente possibile che uno Stato possa usare, che chiunque possa usare un'arma di questo genere. Però poi ci fu una postilla e su questa postilla si sono attaccati tutti gli Stati, che perché un giudice, uno dei 13 giudici della Corte Internazionale di Giustizia, disse ma però se fosse in ballo la sopravvivenza stessa dello Stato, non lo so se allora magari forse, non disse in quel caso diventa lecito, però si pose dei dubbi questo maledetto giudice, scusate, poverino, credo che non abbia capito bene come stanno le cose, ma e il problema è stato sempre questo, nella storia nostra del cercare di mettere a bando le armi nucleari, il problema è in genere perché chi fa le politiche di sicurezza e di difesa degli stati non parte come partiamo noi, dalle vittime, dalle conseguenze di queste armi tremende, ma parte sempre la sicurezza del suo Stato. Anche
quando siamo arrivati a costruire il più grande trattato, il trattato di non proliferazione, che è stato scritto nel 68-69, entrato in vigore nel 70, l'Italia ha ratificato, è entrato in vigore anche per l'Italia nel 75, quindi in un momento di guerra fredda, ma il modo per cui Kennedy nel 62 riuscì a far fare un passo avanti per l'adesione al trattato di non proliferazione fu perché lo tolse di mano dalla segreteria di Stato, cioè dal ministro degli esteri, ministero degli esteri, lo tolse di mano dal ministero degli esteri che ha ancora la manfrina della sicurezza suprema dello Stato, creò un apposito dipartimento per il disarmo e gli disse: negoziate voi. Un ministero per il disarmo durò pochissimo, perché quando Kennedy fu assassinato fu chiuso subito il Ministero per il Disarmo. Esiste solo un subdipartimento all'interno della Segreteria di Stato. Però significa che bisogna cambiare l'ottica e cambiare la prospettiva. E noi già lo facciamo, lo sappiamo, sappiamo com'è. Io credo che... adesso mi sono dimenticata di guardare l'orologio qua in terra, comunque... Abbiamo un sacco di reti internazionali di noi persone, società civile, che riescono a guardare i problemi pensando in primo luogo alle conseguenze sulle vittime. E abbiamo raggiunto dei risultati straordinari. Con la maggior parte, con tutte le altre armi di distruzione di massa, sono ormai state messe al bando. Questo non vuol dire che nessuno le usi. Le cose, quando sono proibite, c'è sempre qualcuno che le fa comunque. Non voglio dire che nessuno usi un'arma chimica o un'arma biologica. Non voglio dire questo. Però voglio dire che abbiamo una legge che lo proibisce. Con le armi nucleari ancora non ce l'abbiamo. Invece questo è ciò che serve. E le associazioni, per esempio, dei medici, l'Associazione Internazionale dei Medici per la Prevenzione della Guerra Nucleare, c'è qui Roberto che credo che parlerà, dirà qualcosa dopo, un'organizzazione internazionale che ha vinto il premio Nobel 30 anni fa, ha fatto recentemente di questa nostra comune convinzione che si parte dalle conseguenze un percorso che ha convinto veramente molti stati a seguire questa nuova strada. Ha commissionato degli studi diversi su quali sarebbero al giorno d'oggi le conseguenze di una anche limitata guerra nucleare. E allora, per non entrare sempre nel problema sei amico dei russi o sei amico degli americani, hanno preso India e Pakistan, che sono due potenze nucleari, che hanno un piccolo ma devastante arsenale di bombe atomiche, hanno fatto col computer le simulazioni di quello che succederebbe se India e Pakistan tra di loro facessero una piccola guerra, 50 bombe a testa, considerata una piccola guerra, perché gli Stati Uniti, se facessero una guerra, ne avrebbero 3.000 a disposizione, la Russia, se facesse una guerra, ne avrebbe 6.000 a disposizione, e così via. E hanno dimostrato che la nostra conoscenza del giorno d'oggi della scienza del clima e di tutto quello che succederebbe in conseguenza a queste esplosioni, ci sarebbero, pensate, entro i 2 anni successivi morirebbero forse 600 milioni di africani nella parte equatoriale dell'Africa. Pensate un po', perché si oscurerebbe talmente tanto con la fuliccine il sole, ci sarebbe quel famoso inverno nucleare di cui quando ero bambina io si parlava molto, in quella parte dell'Africa equatoriale ci sono centinaia di milioni di persone
che hanno solo un'agricoltura di sussistenza proprio minima, qualsiasi scossone, e quelli muoiono di fame perché non c'è altro per loro. Per 2 anni di seguito i loro raccolti verrebbero completamente ridotti a niente, quasi. Ecco, questo è un significato di globalizzazione che non sempre ci raccontano, ma mi sembra particolarmente importante a noi che vogliamo guardare le cose dal punto di vista delle conseguenze. E siccome è tardissimo e ho parlato tantissimo, voglio dirvi che a partire da questo e da altri studi che hanno fatto fare i medici per la prevenzione della guerra nucleare, si è giunti a una campagna politica portata avanti all'inizio da alcuni stati, citerò la Norvegia, il Messico, adesso l'Austria e vari paesi che ci la stanno mettendo tutta, hanno messo davvero la loro reputazione, non si nascondono dietro nessun velo, e l'hanno chiamata l'iniziativa umanitaria. E il ragionamento è: se non riusciamo a trovare il modo per costruire una convenzione che metta al bando le armi nucleari perché ci sono i veti politici di qua e di là, guardiamolo da un altro punto di vista, cambiamo la prospettiva. La prospettiva è quella delle conseguenze. Noi abbiamo un dovere come Stati di garantire la salute, il benessere e la sopravvivenza delle popolazioni, ciascuno di noi, delle nostre, ma di tutti, perché siamo tutti membri delle Nazioni Unite. E quindi, sulla base di questo, visto i dati che ci porgono gli scienziati che hanno lavorato per i medici per la prevenzione della guerra nucleare, noi non possiamo più dire che non sapevamo, e noi abbiamo adesso il dovere di portare avanti questo percorso, arrivare alla messa al bando delle armi nucleari. Sono già state fatte 3 conferenze, 2 conferenze internazionali, e la terza sarà a dicembre a Vienna. A questo punto sono ormai oltre 130 gli stati che si sono accodati, mancano naturalmente i possessori delle armi nucleari, tutti tranne la Cina, che sorprendentemente è la più possibilista. Però io sono convinta, e tutti noi siamo convinti, e se non lo fossimo ci si potrebbe solo sparare, ma siamo convinti che se ci mettiamo tutte le nostre energie, tutte le nostre capacità, riusciremo in un certo senso a svergognare i nostri governanti. Ma come? Voi mettereste davanti alla sopravvivenza dell'umanità la sicurezza del vostro staterello? Ma ricordatevi la pira. Gli stati vanno e vengono, le città, le comunità. Questi sono coloro che sanno che devono proteggere ciò che hanno per le generazioni future. Io credo che ce la faremo tutti insieme. Rendetemi me stesso.
rendeteci la razza umana, e fino a quando dura la vita, questa vita, rendeteci una pace che non ha mai fine. Thank you.
grande poeta, dalla voce semplice e universale. Grazie Chiarotto, grazie di cuore. Adesso, devo dire, anche per me personalmente è un momento molto emozionante, perché una delle persone che ammiro di più, non soltanto del mio paese, c'è onore della sua presenza e del suo contributo intellettuale, quindi parlerà naturalmente del disarmo non soltanto nucleare e ci suggerirà quali strumenti giuridici abbiamo a disposizione su questa via. Luigi Ferraio. Voglio ringraziare tutti voi, in particolare Lorenzo Bastida, per aver organizzato questo incontro. Io credo che uno degli aspetti più gravi della minaccia che incombe sull'umanità per la presenza di migliaia di ordigni nucleari è precisamente l'assoluta disinformazione. Direi più che la disinformazione è l'assoluta inconsapevolezza intorno ai pericoli che stiamo vivendo. Dobbiamo essere consapevoli che quello che è successo a Hiroshima può ripetersi e forse dobbiamo dire che è un miracolo che non si sia già ripetuto. È stato diffuso fra voi il manifesto Russell Einstein scritto 10 anni dopo, in cui questi due grandi geni parlavano della produzione di armi nucleari della potenza 2500 volte maggiore della bomba che ha prodotto il massacro, l'inferno di cui abbiamo visto stasera. Oggi noi abbiamo, sono dati emersi da una statistica risalente a gennaio del 2011, 20.530 testate nucleari nel mondo, di cui la maggior parte, rispettivamente 8.500 e 11.000, sono degli Stati Uniti e della Russia, ma a cui si sono aggiunte appunto le bombe nucleari in possesso della Francia, dell'Inghilterra, della Cina, dell'India, del Pakistan, di Israele e perfino della Corea. E dunque oggi noi viviamo in una situazione di assoluto pericolo, perché è sempre possibile che un pazzo prenda il potere, è sempre possibile che questi ordigni cadano nelle mani di bande criminali, di bande di terroristi. È sempre possibile, in altre parole, che queste armi vengano usate e il loro uso, lo diceva già Lisa Clark, sarebbe molto più grave degli orrori che abbiamo visto appunto a Hiroshima e a Nagasaki. Nel manifesto Russell Einstein si parla non della scomparsa di grandi città come Londra, New York, ma della fine dell'umanità. E si dice con assoluta certezza, ed è una cosa ovvia, che in caso di guerra i trattati non servono a nulla, che in caso di guerra è assolutamente sicuro che queste armi vengano usate, e cioè sicuro che andiamo incontro alla distruzione dell'umanità. E dunque noi oggi ci troviamo per la prima volta nella storia di fronte a un pericolo che proviene dalla nostra stessa tecnologia, da un mostro che è stato creato e che è in gran parte incontrollato. È incontrollato per l'inconsapevolezza generale, per il silenzio, per la perdita della memoria
ed è incontrollato anche per l'impotenza della politica. La politica, a parte tutti gli aspetti, diciamo, assolutamente sporchi e ignobili della sua crisi, vive oggi due aporie per così dire strutturali, che hanno a che fare con il rapporto della politica, direi anche della democrazia, sia con lo spazio che con il tempo. La politica, pensiamo all'Italia, pensiamo all'Europa, pensiamo agli Stati Uniti, pensiamo a tutto il mondo, è ancorata agli spazi territoriali e non si fa carico dei problemi del mondo, non soltanto evidentemente della minaccia nucleare, ma neanche della sopravvivenza dell'ecosfera, neanche della sopravvivenza del pianeta, minacciata non soltanto dalle armi nucleari, ma dalle centrali nucleari, dalle aggressioni all'ambiente, il buco d'ozono, cose che tutti sappiamo, che tuttavia non entrano nell'agenda politica, perché, ed è una aporia grave della democrazia, la politica è ancorata alla volontà e all'espressione dell'elettorato nazionale di ciascun paese, e dunque si deve occupare dei problemi interni, non si fa carico dei problemi globali, manca una sfera pubblica globale in grado di farsi carico dei problemi del mondo. E una seconda aporia ancora più grave, che ha a che fare con il rapporto della politica con il tempo. Il tempo della politica è inevitabilmente un tempo breve, legato alle scadenze elettorali, addirittura ai sondaggi, e quindi sostanzialmente al presente, e non quindi ai problemi della sopravvivenza dell'ambiente, dell'umanità, che richiedono un rapporto col tempo che si faccia carico delle minacce che provengono appunto oggi dalle tecnologie micidiali, della sopravvivenza delle generazioni future. Quindi oggi ci troviamo di fronte a minacce che la politica non affronta, che tende a ignorare. L'umanità ha avuto grandi orrori nel passato. Pensiamo a questo terribile Novecento, pensiamo al male assoluto, il male assoluto del nazismo, l'olocausto, gli stermini, le guerre che hanno prodotto decine di milioni di morti. Contro questi orrori è stato compiuto un passo, un patto, un trattato, un mai più, la Carta dell'ONU, la Dichiarazione dei diritti, un mai più di cui oggi stiamo perdendo la memoria. Ma quel che è più grave è che gli orrori che vengono per l'appunto minacciati dalla minaccia nucleare, dalle aggressioni all'ambiente, ma soprattutto dalle armi nucleari, è sempre possibile, ripeto, che queste armi cadano nelle mani di un pazzo, che appunto in qualcuno di questi paesi prenda il potere una banda di criminali. Contro queste minacce e contro questi orrori rischiamo di non fare in tempo a dire i nostri mai più. Diversamente da qualunque altro orrore del passato, questi orrori sono irreparabili, irreversibili. Una guerra nucleare e l'uso di questi ordigni sarebbe in grado di distruggere l'umanità e di rendere il pianeta inabitabile. E potremmo non fare in tempo a dire i nostri nei più. Potrebbe la politica e il diritto non essere in grado di compiere quell'atto banale di ragione che è le fondamenta dello Stato di diritto moderno, che nasce, ricordiamo, un grande filosofo come Hobbes, come uscita dallo Stato selvaggio di natura, dalla legge del più forte, stipulazione di un patto di convivenza
che oggi è il nome di Costituzione, a livello internazionale il nome di Carta dell'ONU, di Dichiarazione dei Diritti Universali, patti di convivenza che segnano il passaggio dallo stato di natura caratterizzato dalla legge del più forte, dal primato della legge del più forte, da una violenza sregolata e selvaggia, nella quale anche i più forti possono perire, un atto di ragione, il patto di convivenza in cui si rinuncia alla violenza e si dà vita per l'appunto alla società civile, allo Stato. E questo patto è stato compiuto, ma è privo di garanzie. Questo patto è stato stipulato con le Costituzioni nazionali, con la Carta dell'ONU, ma è privo di garanzie, nel senso che non ci sono le tecniche idonee a farli rispettare. Sono patti costituzionali che dovrebbero segnare la fine della libertà selvaggia, della legge del più forte, che avviene soltanto con il disarmo della società. Il trapasso dallo stato di natura, no? Che è un'ipotesi filosofica, ma possiamo sempre immaginare, che purtroppo però corrisponde alla realtà dei rapporti tra gli stati, lo diceva già Hobbes, forse non è mai esistito uno stato di natura fra gli uomini, ma certamente esiste uno stato di natura tra gli stati che vivono appunto con le loro frontiere, i loro confini difesi da cannoni e sempre in uno stato di guerra virtuale. Il passaggio dallo stato di natura allo stato civile avviene con il disarmo, quello che Weber chiamava il monopolio statale della forza. E questo è il segno della civilizzazione. La civilizzazione si produce con il disarmo dei consociati. Il fatto che, anziché disarmare, noi in questi anni, nei 70 anni, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, sono stati accumulati appunto questi depositi sterminati di armi nucleari, per non parlare delle armi convenzionali, di altre armi di distruzione di massa proibite, tuttavia ancora in circolazione, è il segno di uno stato di natura nel quale ancora continuiamo a vivere. Uno stato di natura che peraltro è anche presente, questa è una giornata dedicata alla minaccia nucleare, però io credo che dobbiamo parlare delle armi in generale. Ogni anno nel mondo ci sono 500.000, per la verità circa 480.000 omicidi ogni anno. E il 90%, l'85%, il 90% di questi omicidi sono con armi da fuoco. L'esistenza di queste armi è la principale causa della violenza, che non si fronteggia con i pacchetti di sicurezza, con la repressione penale, ma dovrebbe fronteggiarsi con il disarmo. Sotto questo aspetto l'Europa è, diciamo, più avanti, l'Italia anche, nonostante le nostre mafie, nonostante i femminicidi. Gli omicidi in Italia sono 480 all'anno. Sapete quanti sono negli Stati Uniti? 25.000. In Brasile 50.000. Nell'America, sia del nord che del sud, si arriva a circa 150.000. In Italia nessuno va in giro armato, e tuttavia le armi ci sono. Ebbene, i 50.000 omicidi in Brasile sono provocati dal possesso di armi. Tutti girano armati e naturalmente tutti si armano nella paura di subire un'aggressione armata. È la stessa logica per cui tutti aumentano il proprio potenziale nucleare nella paura, la sicurezza di parlava Lisa poco fa, di essere aggrediti. Ed è una logica assolutamente assurda, insensata, che porta ad una accumulazione inevitabile di armi. Le armi nucleari ancora per miracolo non sono state usate,
e le armi da fuoco vengano usate quotidianamente, provocando appunto centinaia di migliaia di morti all'anno, e tutto questo soltanto per le glorie dei produttori di armi, delle fabbriche di armi. Ci rendiamo conto che noi stiamo pagando un prezzo di una strage annuale, appunto, su 500.000, certo si può ammazzare anche con le mani, il veleno, eccetera, perché questi 500.000, 400.000 sono dovuti all'uso di armi da fuoco. Per non contare i 2 milioni di morti ogni anno nelle tante guerre, quindi possiamo parlare di 2 milioni e mezzo di morti ogni anno per la produzione di armi. Ebbene, contro questa assurdità occorrerebbe non il trattato di non proliferazione, ma una messa al bando che segna il passaggio dallo stato selvaggio alla civiltà. Una messa al bando di tutte le armi, ovviamente delle armi nucleari innanzitutto, ma anche delle armi convenzionali. Non dovrebbe essere ammesso il porto d'armi, il porto d'armi non dovrebbe essere neanche concepibile. Negli Stati Uniti il povero Obama ha dovuto rinunciare a una proposta di limitazione di porto d'armi, semplicemente la possibilità di negare questa possibilità, che ha avuto dei precedenti penali oppure malato di mente, per la pressione delle lobby delle armi. E dunque noi siamo ogni anno costretti a pagare agli interessi di questi produttori di morte ogni anno milioni di morti, con una costante minaccia che pesa sull'intera umanità. La minaccia per l'appunto di una guerra che finirebbe per essere, come avvertivano Bertrand Russell e Einstein, che potrebbe comunque essere una guerra nucleare. Di fronte a tutto questo, io credo che anche in considerazione dell'impotenza della politica, un'impotenza anche strutturale al di là della povertà, della miseria, della bassezza dei nostri ceti politici, per il carattere strutturale della loro impotenza, le due aporie di cui parlavo prima, il rapporto con il tempo, il rapporto con lo spazio, l'unica possibilità, o comunque una possibilità su cui puntare, è certamente necessario fare in modo che tanti stati, come diceva Rita Clark, aderiscano ai trattati di proliferazione, ma ci deve essere un'interazione fra la mobilitazione massa, la mobilitazione di base e l'azione dei governi. E sotto questo aspetto io credo che, per quanto possa sembrare paradossale, questa minaccia nei confronti dell'umanità può rappresentare l'inizio di un cambiamento della politica, e cioè l'inizio di una nuova dimensione politico. Per la prima volta nella storia dell'umanità, l'umanità è accomunata da un unico interesse vitale, che va al di là delle differenze di nazione, di classe, di ricchezze, di interessi, perché ha a che fare con la sopravvivenza del pianeta. Per la prima volta siamo in grado di ridefinire l'idea stessa di interesse pubblico, di interesse generale, che non è l'interesse di una nazione, non può essere l'interesse di uno Stato, neanche l'interesse di una classe, è l'interesse dell'intera umanità alla propria sopravvivenza. E dunque questa comunanza, la comunanza della minaccia, può realizzare un processo di integrazione mondiale che può far, diciamo, per così dire, prevalere la ragione. Ma la ragione può prevalere soltanto se mobilitata dalla passione, e cioè da un'energia politica legata alla consapevolezza del pericolo e alla necessità del mettersi insieme. Sono le cose appunto promosse da iniziative come queste, le cose su cui si impegna Rita Clark, Lorenzo,
sono iniziative che già abbiamo sperimentato. Ricordiamo tutti la giornata del 15 febbraio di 10 anni fa, si parlò della seconda potenza mondiale, 110 milioni di persone. Oggi io credo, voglio concludere con questa nota di ottimismo, che sia possibile, diciamo, mobilitare una potenza mondiale a livello globale di opinione pubblica assumendo delle iniziative, iniziative collettive. Sui test nucleari, lo diceva Lorenzo, questi test sono dei crimini. Sono dei crimini nel senso letterale della parola, nel senso penale, nel senso che producono delle stragi. Contro questi crimini occorre procedere, occorre denunciarli, occorre costituirsi parte civile, occorre chiedere i miliardi di danni. Certo, ce ne accorgiamo soltanto in ritardo, ma il ritardo non conta, perché questi sono crimini imprescrittibili. E contro questi danni, contro le migliaia di persone che sono morte o che hanno subito malattie a causa di questi test, è possibile agire, mobilitare la giurisdizione penale o quantomeno quella civile per il risarcimento dei danni, perché comunque azioni di questo genere possono avere anche un'efficacia preventiva, perché non si ripetano. Perché bisogna riconoscere che purtroppo l'uso dell'azione penale, del diritto penale, ma anche della sanzione civile, del risarcimento, è forse l'unica ragione che viene intesa da criminali in grado appunto di produrre con questi test danni così incalcolabili. Si tratta di migliaia di persone che dovrebbero essere, per così dire, identificate, assistite da un'azione legale, attraverso degli elenchi, anche perché abbiamo un dovere di risarcimento morale nei confronti di persone che hanno subito dai loro stessi stati, in molti casi, danni di questa portata. E poi iniziative di carattere, per così dire, referendario. La mobilitazione dovrebbe essere accompagnata, sì, da azioni simboliche come quelle di questa sera, ma anche da iniziative dirette alla messa al bando delle armi. Per le armi atomiche abbiamo la difficoltà che appunto non vengono prodotte, per esempio in Italia, e tuttavia noi siamo un'alleanza, che è la NATO, e certamente i trattati non possono essere sottoposti al referendum sulla base della nostra Costituzione. E tuttavia possiamo immaginare, ipotizzare strumenti di difesa, perché evidentemente neppure un trattato può autorizzare e legittimare le stragi, dirette a, diciamo, evidenziare il problema e a ottenere attraverso leggi di iniziativa popolare non soltanto la messa al bando delle armi convenzionali, ma anche forme di, per così dire, estromissione dal nostro territorio. Ma certo queste cose hanno un valore se si sviluppano a livello globale. Un'azione soltanto di un paese è ovviamente necessaria, ma oggi il coordinamento, reso possibile peraltro dalle nuove tecniche di comunicazione, che rendono possibile iniziative di carattere globale, coordinate a livello mondiale. Nessuno razionalmente, lo diceva Lisa Clark, direbbe no. Si tratta di attivare un'energia. È la cosa più grave, più difficile, più rilevante, più importante, cioè motivare le persone, non semplicemente sulla base del loro interesse personale, che pure in questo caso mi interessa la sopravvivenza,
ma sulla base della difesa, lo diceva Lorenzo Bastida, siamo tutti cittadini di Hiroshima e guardiani della dignità umana. Possiamo ben dire che Hiroshima, possiamo ben dire che queste bombe sono il più grave affronto alla dignità umana. Il carattere anonimo della strage, il fatto che diversamente dalle guerre convenzionali il tutto avviene semplicemente sganciando una bomba, non toglie nulla alla vergogna, alla lesione della dignità della persona prodotte da azioni di questo tipo. Ma io sono convinto che se facciamo leva su questo amor proprio come fattore, diciamo, di mobilitazione, troviamo le motivazioni per produrre questa energia. Certo, dobbiamo contestare un atteggiamento molto diffuso che considera utopistiche queste battaglie, irrealistici questi obiettivi. Dobbiamo essere consapevoli che certamente nei tempi brevi possono sembrare irrealistiche, ma nei tempi lunghi il vero realismo consiste nell'essere consapevoli che la minaccia è gravissima, che il mondo non può continuare a vivere senza esserne consapevole, che il mondo non può continuare in questo atteggiamento spensierato e irresponsabile. Il vero realismo politico consiste nel farsi carico di questo problema. E questo è il realismo della politica dei tempi non lunghi ma medi, in quanto sempre possibile, per l'appunto, che questa minaccia venga realizzata. E allora a me pare che possiamo, diciamo, ottimisticamente, e credo che in questo caso l'ottimismo sia, per così dire, un dovere. C'è un bel insegnamento di Kant: senza la speranza di tempi migliori non ci sarebbe spazio né per la morale né per la politica né per l'impegno. Il pessimismo è sempre fonte di abdicazione, di disimpegno, e finisce per autoverificare le proprie previsioni. L'ottimismo in questo caso consiste nel far leva sulla, diciamo, sul carattere generale, direi universale, dell'interesse a porre fine a questa follia. E questo forse è in grado di cambiare anche la natura della politica, dell'interesse generale di cui la politica dovrebbe essere espressione, e quindi anche della democrazia. Non soltanto dunque potrebbe riuscire a cambiare le nostre prospettive di pace, ma anche la natura delle nostre democrazie. Grazie, finita Luigi. Grazie a Roberto Del Bianco che sta riprendendo questo incontro. È una cosa importante perché sono scaturite delle proposte concrete e anche degli strumenti non soltanto filosofici per affrontare quello che ci aspetta una volta usciti da qui. Noi abbiamo il dovere di vincere questa battaglia perché loro sono parte di noi. Noi lo dobbiamo fare anche per chi è così folle da ipotizzare di tenere nelle mani il destino della nostra specie. Noi non possiamo permettere di essere accusati di utopia, di utopismo. Che cos'è Hiroshima se non una utopia? Che cos'è un ordigno capace di cancellare milioni di vite, di uccidere i non nati, se non una atroce utopia?
Il realismo sta dalla parte nostra. Noi vogliamo che questa realtà continui. Noi vogliamo scrivere i prossimi capitoli della storia del genere umano. Meglio brutti che sia. Questa è la realtà. Questo è il realismo. Non permettete di essere accusati di utopia. Perché noi vinceremo. Dobbiamo vincere. Adesso c'è un'altra persona eccezionale che presenterà, oltre al suo straordinario impegno contro i pericoli nucleari, non soltanto militare, ma anche civile, un'iniziativa editoriale importantissima. Sono tempi duri, tempi di regressione nazionalistica, non soltanto in Europa, anche in Estremo Oriente. Ma l'Estremo Oriente, come in Europa, ospita Lisa Clark, Luigi Ferraioli, produce anche gli anticorpi a questi pericolosi fenomeni di ripiegamento nazionalistico e autoritario. Uno dei quali, qui accanto a me, la signora Yukari Saito, che vi presenterà una straordinaria iniziativa editoriale, un fumetto molto capace di coinvolgere anche i giovani su questo peculiare aspetto che li riguarda direttamente. Grazie. Buonasera a tutti, forse i bambini saranno stanchi, quindi cercherò di fare più veloce possibile. Allora, grazie mille per questa opportunità, non solo da parte mia, ma anche da parte di due donne giapponesi di cui io devo fare portavoce stasera. Allora, il mio compito principalmente sono due in realtà, oltre a quello che ha appena detto, annunciato Lorenzo, del fumetto, di cui qualche slide vi faccio vedere più tardi. Ma prima devo portare un messaggio da parte di una hibakusha, una sopravvissuta, di cui poi fra poco chiederei di leggere una poesia, perché si chiama Kyoko Horiba, è una poetessa, una saggista e una giornalista nata nel 1930, quindi oggi ha 80, quasi 4 anni. Ecco, allora, primo compito. Dunque, io ho chiesto un messaggio a questa signora che è anche stata una ex collega di mia madre, per questa occasione, che allora subito ha messo le mani avanti dicendo che questa è una citazione che ho tradotto, quando affronto questo tema mi sento a disagio, perché non ho riportato le ferite né ustioni dirette, benché ho sofferto anch'io certi postumi nell'effetto delle radiazioni e possiedo una tessera sanitaria di hibakusha. E sono stata, sono stata praticamente solo un semplice testimone oculare. Ecco, questo. Quindi, parlare come hibakusha in confronto a vere hibakusha secondo lei che hanno perso la vita oppure soffrono tuttora, non si sente proprio a suo disagio. Però, d'altra parte, quelli che hanno davvero subito più gravi danni, atroci sofferenze, sono morti uno dopo l'altro, senza magari protestare né lasciare le testimonianze. Perciò mi sembra un dovere di chi ha sopravvissuto testimoniare anche per conto loro, e quindi anche coloro che per conto di quello che non ce l'hanno fatta. Per cui vi chiedo di comprendere questa mia difficoltà e il mio stato d'animo assai complesso. Ecco, questa è la sua premessa. E poi è il messaggio. Quel giorno del Picadon, allora è una nota da parte mia che
Kado è una parola giapponese, un'onomatopea che letteralmente significa una scintilla, un lampo, e poi vuoto, ecco, perché i sopravvissuti non chiama la bomba atomica né armi nucleari, perché sono le parole troppo da parte di chi lo usa, ecco. Quindi quel giorno di Picadon mi trovavo a 9 km al nord del cosiddetto Ground Zero, presso i nonni materni, dove ero sfollata insieme a mia madre e mio fratellino. In quell'istante, alle 8:16 del giorno 6 agosto 49-45, eravamo in casa di cui le finestre furono andate in frantumi e il tetto parzialmente scoperchiato per via dello spostamento dell'aria, dell'aria dell'esplosione della bomba a 9 km. E mia madre e io eravamo subito corse a dare una mano alla clinica dove il nonno era l'unico chirurgo assistito da alcune infermiere, e sin da subito decine e decine di feriti gravi vennero portati lì, oppure le persone che erano così feriti che normalmente non camminerebbero erano venuti per conto proprio. E sin da subito, ecco, purtroppo a molti di loro la morte arrivò prima della cura. Circa di tutto in questa piccola clinica di periferia, 300 in tutto, di cui 80 sono morti abbastanza subito. Questo nonostante assistenza offerta lì senza sosta, il nonno, che era già sui 60 anni, lavorò senza dormire né mangiare per 3 giorni. Più tardi, io, cioè la poetessa, voglio fissare in poesie quell'inferno a cui assistetti, ma la realtà era troppo crudele e la mia capacità troppo modesta. Comunque, nel 1957 finalmente riuscì a pubblicare la prima poesia, che poi adesso Nicola legge la traduzione fatta noi due. Vorrei far sapere a tutti com'era dunque il cielo verso cui 1 milione di sguardi opachi erano alzati, spezzati dalla pioggia arsi dal sole. Com'era dunque il cielo che in silenzio ricopriva i gemiti della terra bruciata, l'infernale più dell'inferno, impresso in un istante nella profondità eterna sulle retine dei nascituri morti. Com'era blu quel cielo dove paracadute immacolati fluttuarono via lontano, al di là della giocata, come funghi velenosi sulla pelota. 6 agosto 1945, data che sfregia l'umanità. Nel bel mezzo di quel cielo blu sorsero vortici color cremisi e porpora, come negli antichi dipinti di Amida che viene ad accogliere i morenti. Poi a Milano sbocciare un'immensa rosa di maledizione. L'angusta aria del Tiziano dei Monti venne riempita dai detriti e dai corpi umani carbonizzati. Una mano agonizzante s'afferrò una pietra e lì collassata rimase. I vestiti furono i primi incenerirsi. Neppure la pelle rimase, quella coagulata sul polso sembrava un bel quanto arancione. Viscere, rosso, violaceo, pendevano fuori dal ventre. Neonati famelici insanguinati e crani fracassati dalle pietre marciavano come mostruosi fantasmi finché bastò loro il respiro verso una terra senza distruzione, verso un mondo di verde, di vita. Il secondo giorno scorre il bus, tinto di gialli e blasti. Il terzo giorno verde traboccano le corpi vivi. Giorno dopo giorno, sotto le ali di farfalla della morte, aumentano i cadaveri,
e posti l'uno sopra l'altro come vuoi. Il grasso umano illumina la notte della città delle rovine. Di giorno, ceneri di identità ignota si ammucchiavano nelle infossature lungo le rive sabbiose del fiume. Alla cremazione dei morti, la loro sofferenza di essere bruciati vivi, trasformata in un gas azzurrognolo e in un leso, rivolgeva un appello sommesso alle merci dei sopravvissuti. Giorno dopo giorno, lungo il fiume ota dalla limpida corrente, si alzavano rivoli di fumo, come un boschetto, sottili, come preghiere d'anima. Ogni rivolo fremeva e svaniva nel sereno gelido cielo. Com'era buco il cielo, nutrito per il resto dell'estate dal fumo dei cadaveri. Un pomeriggio c'era una donna in un ospedale di periferia. Portava il pancione avvolto in una giubbata presa in prestito, la cui sottile cintura penzolava floscia sui tatami. Una caterva di feriti gravi fu trasportata via, lasciando le pareti e i tatami pregni di gemiti e fetori. Qua e là erano l'ombra e l'impronte della morte. Una donna sola contempla immobile il cielo. Un'infermiera sussurra un buco in pancia verso tutte le acque per il dottore del mamma le pince. Il volto della donna era livido, compreso già nel cerchio della morte, tranne lo sguardo fisso nel cielo blu, in quel cielo blu cobalto, sopra le rovine, sopra i cadaveri, sopra gli stracci. Cosa vide nel bel mezzo di quel cielo blu? Grazie ancora. Allora, volevo far vedere il slide con PowerPoint, però non funziona, quindi pazienza, vedete, continuo. Allora, nel frattempo, sempre del suo messaggio, nel frattempo il Giappone, nonostante fosse devastato dagli attacchi nucleari, non andò verso la negazione del nucleare, bensì seguì la strategia militare nuclearista degli Stati Uniti, e introdusse impianti dell'energia nucleare e riempì il paese altamente sismico come commessi. Così siamo arrivati tre anni e mezzo fa al disastro di Fukushima, che ha esposto e continua a esporre tuttora le radiazioni numerosi suoi abitanti, continuando contaminando il terreno fecondo e vasti oceani che è in tutto globo. Allora, non so se riuscite a immaginare la rabbia, l'indignazione che affliggono me, che vissi Hiroshima all'età di 14 anni e alla fine della vita, quasi, sono costretta ad assistere all'incidente di Fukushima. Hiroshima e Fukushima. Io vedo un filo diretto che lega queste due enormi sciagure, e questo è il fine della citazione. Allora, la poetessa è nota anche come saggista delle inchieste, soprattutto di varie inchieste, però soprattutto delle, sulla censura esercitata sulle testimonianze di Hiroshima e Nagasaki. Ecco. Dunque, qui dobbiamo risalire alla storia degli anni 40, perché il Giappone subito dopo due bombe si arrende, c'è una resa incondizionata con gli alleati, però poi viene occupata dagli Stati Uniti, allora dagli eserciti americani, e sono apparentemente sotto un'apparente democrazia portata dagli eserciti statunitensi che occupano il Giappone dalla resa del regime fascista, precedentemente Gotobinaga, inizia l'attività di questa censura. Ecco, e la censura
sotto censura era composto da oltre, censura era fatta da oltre 9.000 persone, tra gli americani, giapponesi, anche di altre nazionalità, e rimane fino all'autunno del 49, tenendo sotto controllo tutti i settori, dai media allo spettacolo, e dalle ricerche scientifiche all'attività letteraria, anche di piccoli editori. E naturalmente da parte dei cittadini ci sono vari stratagemmi per aggirare questa censura, però in molti casi le opere letterarie escono mutilate, mentre i dati scientifici è ancora peggio, perché non vengono censurati, addirittura vengono completamente sequestrati e portati negli Stati Uniti. È un fatto che forse qui è poco conosciuto, è che nonostante quello che abbiamo visto dei documentari e varie fotografie, dopo la resa incondizionata del Giappone, compariranno le foto delle città di Hiroshima, Nagasaki, Ezeasuolo, però pochissime immagini delle persone morte e ferite. Questo vengono molto più tardi, perché questa situazione che dura per 7 anni fino al 52, quindi maggior parte dei giapponesi stessi ignorano la reale situazione, la reale conseguenza dell'atomica. Unico giornalista che riuscì miracolosamente a pubblicare il suo servizio senza subire la censura è stato Wilfred Budgett. È un giornalista che scrisse The Atomic Plague, Piaga, o fratello nucleare, su London Daily Express, 5 settembre 1945. Le sue testimonianze poi sono state pubblicate in libro Shadow of Hiroshima, cioè Ombra di Hiroshima, nell'87. E dopodiché, quindi questa è l'unica eccezione, per 4 mesi i giornalisti stranieri non possono più accedere alle due città, ecco, un accesso completamente negato. E poi non soltanto, anche gli ospedali provvisori come quello del nonno della poetessa vengono chiusi e quindi i moribondi o feriti gravi vengono portati a casa. Ecco. E mentre succede questa cosa, a Hiroshima e Nagasaki chi ci sono? Ci sono dei ricercatori, scienziati, medici del Manhattan Project, cioè il progetto di Manhattan. Perché? Per raccogliere, ispezionare e raccogliere dati, non per curare i feriti. Ecco. E poi annunciano, stesso gruppo annuncia che quelli che dovevano morire sono già tutti morti. All'inizio di settembre nessuno soffre delle conseguenze della bomba. Questo come sono andate le cose. E per non far traverare questo effetto che durano dopo la bomba anche per mesi, e c'è anche la censura per questo scopo. Quindi le opere letterarie che esprimono o stato dell'animo oppure sofferenze sono relativamente tollerate, invece quelli che descrivono come sono le realtà sono tutti proibiti. E perché tutto questo? Perché secondo le inchieste di questa poetessa saggista, per il Pentagono era necessario eliminare ogni possibilità che la bomba atomica venga riconosciuta come arma da distruzione di massa, proibita dal diritto internazionale. E dai comportamenti del Pentagono, dico Pentagono perché a me non piace dire Stati Uniti, americani, eccetera, eccetera, ecco, tutto Pentagono, ecco, per il Pentagono
dai comportamenti di Pentagono nel periodo successivo si emerge anche un fatto molto agghiacciante, che Hiroshima e Nagasaki non furono che un grande, grande, enorme laboratorio dell'esperimento nucleare, esperimento scientifico, ecco. Non tanto per far finire presto la guerra, ma era un laboratorio. Dunque, tutte le voci di protesta quindi vengono soppresse in varie forme e poi allora però la Kyoko Horiba nei suoi indagini dice che chi ha avuto più coraggio erano relativamente le donne e per lo più sconosciute. Ecco, c'era un caso in cui una signora, una ragazza anzi, scrive, e questo viene interrogata dalla commissione dei censori, e dopo un po' questi censori dicono ma non useremo più, per cui cerca di dimenticare. Lei risponde no, non posso dimenticare. Poi si quasi litigano e alla fine la ragazza dice se non posso pubblicare in Giappone allora regalo a voi americani, quindi pubblicate da voi, ecco. Quindi chi ha avuto, sono pochi i coraggi, erano stati più donne che intellettuali. Ecco. E un'altra citazione, in lunghi 7 anni in cui entrambe le autorità statunitensi e giapponesi hanno occultato molte documentazioni e testimonianze vive, hanno irrimediabilmente danneggiato i hibakusha, negandoli ogni possibilità di agire, senza parlare delle cure negate. E i hibakusha sono stati uccisi quindi 2 volte, la prima volta dalla bomba, e poi la seconda dalla volontà politica nuclearista del Pentagono. Ecco. Quindi la situazione vista da parte delle vittime è una doppio omicidio. Allora ritorniamo al messaggio della poetessa che concludeva: riuscite a immaginare questa, cioè, la mia rabbia e indignazione che ha sperimentato Hiroshima e poi assiste Fukushima. E poi dice Hiroshima e Fukushima è una cosa collegata direttamente. E in realtà questa, mi dispiace che non posso far vedere le slide, questa realtà, cioè collegare Hiroshima e Fukushima è un atto abbastanza comune tra i giapponesi, sia per i sopravvissuti delle bombe che per le generazioni giovani. E la generazione giovane, ecco, è questa. Questo è un fumetto scritto da una signora un po' più giovane di me, di Nagasaki. Lei è ha vissuto ascoltando le testimonianze dei sopravvissuti. E allora, siccome non posso farvi vedere slide, se possibile vorrei chiedere a Lorenzo di leggere alcuni brani dalla postfazione, perché spiegherebbe meglio lei. Sì, io intanto mi scuso a nome dell'organizzazione, non so cosa sia successo, spero, per le slide. Ecco, questa film. Vivendo a Nagasaki, terra bombardata con l'atomica, e avendo avuto molte occasioni di ascoltare dai sopravvissuti gli orrori delle radiazioni, ero immobilizzata per il terrore nel sentire il lento avvicinarsi di una catastrofe. Nonostante il cielo fosse limpido e gli alberi tremassero al vento esattamente come
mondo in cui viviamo è così fragile e la nostra vita e la morte potevano essere mescolate come carte da gioco. I ricordi dei giorni precedenti sono rimasti inalterati, eppure non riesco a togliermi la sensazione di essere diventato, a partire da quel giorno, un'altra specie di essere vivente, un'altra forma di vita. In mezzo alle informazioni abbondanti, ma confuse, come disegnatrice di manga sulla bomba di Nagasaki, avevo il cuore straziato nell'immaginare il terrore degli abitanti delle zone colpite, soprattutto dei bambini, che hanno passato le notti vivendo gli incubi delle radiazioni. Se potessi tornare indietro, subito dopo il bombardamento atomico, direi a tutti di fuggire subito. Ovviamente questo non è possibile, ma posso farlo ora, con i miei contemporanei. A me sembrava che il momento richiedesse davvero un esame di coscienza a noi, nati e cresciuti nei luoghi colpiti dall'atomica. Cosa può fare una fumettista per essere utile alle persone? L'unico contributo che mi sembrava di poter dare era disegnare. E quindi, a 3 mesi dall'incidente, ho pubblicato sulla mia pagina web delle domande e risposte sulle radiazioni, attingendo a tutte le informazioni raccolte fino ad allora e alle poche conoscenze di cui disponevo in materia. Poi ti chiedo di restare perché poi... dopo alcuni mesi lei si reca a Fukushima per incontrare persone che ci vivono ancora oppure sfollate, e queste persone la fanno, cioè, insieme a tutti i visitatori, portano delle zone molto contaminate. Allora, passando lì, dice: la terra ci dà frutti con grande generosità, l'acqua ci dissema e genera la vita, i bambini imparano la preziosità della vita in seno alla natura. La vita umana non è altro che nutrirsi dei doni della natura. Una persona dietro di me ci avvisa: non toccate la terra, né i fiori. Tra gli esseri umani e la natura si è innalzata una barriera di radiazione. Volevo piangere. Che maledizione, che sciagura siamo stati capaci di creare. Si ravvivava in me il ricordo di una frase che i sopravvissuti della bomba su Nagasaki ci ripetevano spesso: da quel giorno, per noi, ogni giorno è sempre il 9 agosto 1945. Non auguriamo a nessuno una simile esperienza. Vorremmo essere noi, gli unici e gli ultimi, ad averla vissuta. Ho finalmente compreso fino in fondo il significato di queste parole, solo cominciando anch'io a vivere in prima persona un'epoca che ci costringe senza scampo a convivere con le radiazioni per i prossimi decenni, per i prossimi secoli. E ho capito che le radiazioni sono una violenza assoluta contro la vita. Grazie. Allora, in realtà questa constatazione è abbastanza cruda, però il fumetto stesso che troverete dietro è anche in vendita molto scontata, se vi interessa. È molto carino e i disegni sono abbastanza allegri e poi molto istruttivo perché, come diceva nella postfazione, originalmente erano documenti creati come domande e risposte per spiegare delle radiazioni, eccetera, eccetera. Ecco. Perché di questi due appostamenti, uno della Kyoko Horiba, poetessa sopravvissuta, e poi questo fumetto? Originalmente l'invito era a presentare questo fumetto, però a me sembra che l'appostamento sia abbastanza, convincente per questa occasione. Perché? Perché è la migliore difesa contro il nucleare, credo che sia la salvaguardia della democrazia. Ecco. Perché? Perché se il nucleare, come dice Yuka Nishioka, del fumetto, significa la negazione della vita,
Allora, il più grande nemico del nucleare è... è sicuramente la democrazia. Ecco, il più grande nemico del nucleare è sicuramente la democrazia. Cioè cittadini che pensano con la propria testa e si informano dalle fonti indipendenti per difendere la vita. Questo è un materiale molto utile soprattutto per i bambini e i ragazzi, per informarsi della, non solo delle radiazioni del nucleare, anche per il rapporto quale sia la cosa più importante della vita. Grazie. Grazie infinito a Luca, davvero vi invito a dare un'occhiata a questo fumetto, lo trovate lì al banchetto a sinistra della porta uscendo, a destra. Ed è uno strumento straordinario, molto efficace, che cercheremo di convincere il Comune di Firenze a portare nelle scuole, che voi avete l'occasione di acquistare qui una traduzione italiana del centro di documentazione Semi sotto la neve, ideato, presieduto da Juncker, che può contribuire a squarciare quella cortina di silenzio, quell'appunto di disinformazione, di inconsapevolezza, che è un po' il filo delle tre relazioni che abbiamo ascoltato questa sera. Luigi diceva, bisogna informarci. Lisa diceva, non c'è nessuno che, se correttamente informato, può in buona fede sostenere la necessità di uno strumento talmente atroce, talmente irrazionale. E Juncker ci ha dimostrato, citando dei dati precisi sul comportamento di una grande democrazia, gli Stati Uniti d'America, non del più folle, insomma, dei dittatori capitati per caso al potere, quanto il non far sapere fosse essenziale per i carnefici, perché la carneficina fosse sdoganata, assimilata. Perché noi non sapessimo, perché se sappiamo non ci sono due scelte possibili, ce n'è una sola, e quando una cosa è necessaria non ci si perde tempo a interrogarci se sia possibile, è necessaria e si fa, si prova a fare, quando anche sembri difficile o impossibile da ottenere. Ora, per l'appunto, per ringraziando tutti voi, grande pazienza, come sempre i tempi tendono un po' a dilatarsi, per l'appunto qui abbiamo l'onore di avere un rappresentante di quella, del ramo italiano, di quella Associazione Internazionale dei Medici per la Prevenzione Nucleare, a cui si è con molta precisione riferita prima Lisa Clark, che ci presenterà la storia dell'associazione e i risultati, probabilmente dello stesso studio a cui faceva riferimento Lisa, per metterci di fronte a un'evidenza scientifica rispetto alla quale non c'è modo di sottrarsi, che non esistono più le distanze, che non esistono più le frontiere, non esistono più di fatto, la nostra tecnologia le ha superate ed è necessario che la nostra mentalità si conformi a questa, non utopia, a questa realtà. Roberto Del Bianco. Allora, vedrò di spaventarvi un po' anch'io. A proposito di spavento, io mi ricordo quando ero bambino, ragazzino, avevo paura della bomba atomica, avevo paura delle radiazioni, avevo letto quel famoso libro che raccontava la storia di Sadako. Mi ricordo che qualche volta mi ero anche svegliato la notte e mio padre mi rassicurava dicendo: ma è successo in un posto lontano, è successo tanti anni fa, le radiazioni non ci sono più. Ma adesso mi trovo a parlare di bombe atomiche e di essere un po' meno convinto di questo. E intanto il BPNW, IBPNW, International Physician for the Prevention of Nuclear War, un'organizzazione nata negli anni Ottanta, grazie a un piccolo gruppo di medici americani e sovietici, che ovviamente
data l'universalità della loro professione, non potevano accettare che i loro stati rischiassero una guerra nucleare. Era la guerra fredda e cominciarono a fare degli studi dettagliati sulla base dei dati raccolti dai loro colleghi, testimoni degli effetti provocati dalle esplosioni atomiche su Hiroshima e Nagasaki. Col passare degli anni il gruppo si consolidò, portando altri medici attenti a questo, oltre che molti membri della classe politica del mondo, portare alla conoscenza e alla consapevolezza delle conseguenze sull'uomo e sull'ambiente di un possibile conflitto nucleare. Per l'effettivo concreto contributo alla distensione tra Stati Uniti e Unione Sovietica, l'organizzazione ricevette nel 1985 il premio Nobel per la pace. Ricordo ad esempio uno spunto che forse diede una spinta grazie alla decisione di eliminare i cosiddetti euromissili, che partì sul concetto di guerra non intenzionale, cioè causata per un errore. Infatti, se tra missili balistici c'era la possibilità di riuscire in tempo a fermare o ad avvertire che non era cominciata una guerra, nel caso dei euromissili, quindi missili a medio raggio, non ci sarebbe stato tempo. In 8 minuti sarebbero andati a colpire l'avversario e quindi non ci sarebbe stato il tempo di far capire che era stato un errore. Questo concetto è contribuito nel 1987 alla firma del trattato INF sulle armi a medio raggio da parte di Reagan e Gorbaciov. E poi qualche dato sulle conseguenze a breve e lungo termine. Mi sono affidato a un rapporto Humanitarian Impact on Nuclear Weapons a cura dell'International Law and Policy Institute. Allora, intanto, quante bombe abbiamo nel mondo? Il dottore qui ne ha accennato, e qui nel rapporto del 2012 si parla di 8.000 ordigni negli Stati Uniti, 10.000 in Russia, il Regno Unito ne ha 225, la Francia 300, la Cina 240, l'India tra le 80 e le 100 bombe, il Pakistan circa uguale tra i 90 e le 110, Israele si stima sulle 80 bombe, non Corea si suppone che ne abbia. Tra tutte queste, circa 2.000 sono in permanente stato di allerta, quindi lanciabili, pronti ad essere lanciati in caso di attacco. E cosa sono questi effetti a breve termine? Si sono visti anche dal filmato iniziale un scoppio di luce intensa, quindi abbaglia, acceca, le radiazioni, che forse sono le conseguenze di cui noi abbiamo più ricordo, che ci rimangono più impresse. La sfera di calore parte da decine di milioni di gradi, che si espande e brucia tutto. È un impulso termico che causa incendi istantanei, assieme a un'onda di pressione, un'onda d'urto, che alimenta questi incendi e distrugge abitazioni e infrastrutture. E poi c'è il fallout radioattivo, la caduta di elementi radioattivi, iodio 131, stronzio 90, cesio 137, che si deposita anche in aree lontane. Mentre abbiamo nel lungo termine un inquinamento radioattivo dei cibi e delle colture, un'inabilità di vaste aree che vengono abbandonate dalle popolazioni in cerca di luoghi più sicuri, servizi di comunicazione, infrastrutture, eccetera,
ormai inutilizzabili, e quindi si riflette tutto anche sull'economia, sulla vivibilità di tutto il pianeta. In più, danni ingenti all'ambiente dovuti all'estesa contaminazione radioattiva e all'oscuramento della luce del sole a causa della grande quantità di polveri disperse nell'atmosfera, perché queste polveri, tutto ciò che si distrugge finisce nell'atmosfera. In più c'è l'impossibilità pratica di dare soccorso alle popolazioni. C'è un'enorme necessità di risorse umane, logistiche e materiali per la cura delle centinaia di migliaia o dei milioni di persone coinvolte in una deflagrazione. Quindi non c'è nessuna organizzazione capace di fornire assistenza in tali crisi umanitarie, sia per la complessità dell'azione, sia per la necessaria presenza del personale in aree fortemente inquinate dalle radiazioni. E quindi possibilità nazionali, potenzialità nazionali, sarebbero seriamente compromesse, quindi aumenterebbe ancora la difficoltà di soccorso. Su queste conseguenze a lungo termine, il dottor Ira Helfander, tra i co-presidenti di IPPNW, ha redatto un rapporto molto dettagliato, che è giunto, diciamo, al terzo studio, riguardante magari un concetto di cui noi non facciamo caso, perché noi ci pensiamo subito agli effetti immediati, alle radiazioni, eccetera, l'effetto sulle colture e sulla disponibilità di cibo dovuto a dopo un conflitto nucleare. Quindi è stato redatto questo rapporto Nuclear Famine, 2 million people at risk, praticamente carestia nucleare, saranno a rischio 2 miliardi di persone. Quindi viene esaminato l'effetto di una guerra nucleare limitata, si diceva prima non tra Stati Uniti e Russia, ma tra due paesi diciamo con piccole potenzialità, però si riscono 100 bombe ciascuno, insomma non è poco, India e Pakistan. Tra l'altro poi non mi ricordo se India o Pakistan in seguito protestarono un po' per essere presi ad esempio, comunque era un esempio. Praticamente cosa succede? Se esaminato con simulazione computer, cosa succederebbe delle colture di riso in Cina? Nel primo anno dopo il conflitto, rispetto ai valori standard di produzione, ci sarebbe un 50% in meno di produzione. In più il 35% in meno nella decade successiva, quindi nei successivi 10 anni. Ovviamente ci sono tutte le conseguenze di mercato, eccetera, eccetera. Il calo della produzione porterebbe a un forte aumento del prezzo, tale da impedire l'accesso del cibo a centinaia di milioni di persone nelle regioni più povere del mondo. Anche se i processi di produzione funzionassero regolarmente, in questo caso 215 milioni di persone si aggiungerebbero alle popolazioni già malnutrite. Come è più probabile, i processi produttivi non sarebbero più in grado di adempiere le loro funzioni. Pertanto alimenterebbero panico e accaparramento delle risorse su scala mondiale. Nel mondo le popolazioni malnutrite ammontano ora a circa 870 milioni di persone. E anche solo un 10% in meno di produzione agricola li porterebbe a grossi rischi di morte per fame. E l'arresto delle esportazioni di cibo minaccerebbe anche diverse altre centinaia di milioni nelle aree non malnutrite, quindi altre tra noi. Infine anche 1 miliardo di cinesi sarebbe in forte rischio. Quindi ecco come somma di tutti questi valori la cifra stimata in 2 miliardi di persone
a rischio di morte per fame. Certo è impensabile che un qualsiasi stato nucleare voglia iniziare il conflitto, adesso non che sia tanto più sicuro di questo, comunque è abbastanza probabile che nessuno voglia iniziare il conflitto. Anche negli anni della guerra fredda, la spinta agli armamenti era dettata soprattutto alla supremazia di un impero contro l'altro, ma anche dalla paura che fosse l'avversario a fare il primo colpo, quindi ipotizzando l'uso dei propri ordigni come rappresaglia. Di qui il concetto di deterrenza, derivato da quello di mutua distruzione assicurata, mutual assured destruction, gli iniziali sarebbero MAD, quindi matto in inglese, è una combinazione, ma rende l'idea, che ha spinto per decenni alla corsa degli armamenti come una sorta di equilibrio tra le parti. Però il rischio di una guerra non intenzionale, sia per errore umano, sia per malfunzionamenti nei sistemi di allerta di sicurezza, è però sempre presente ed è tutorato nonostante il parziale disarmo intrapreso negli ultimi anni. Però già decine di falsi allarmi hanno portato gli stati nucleari a un passo dalla guerra, non solo allora ai tempi della guerra fredda, ma anche in anni più recenti. Quindi la domanda da porsi allora non è se scoppierà una guerra nucleare, la domanda da porsi è quando scoppierà, dove e con quante armi. Certo, questo fa paura, quindi ancora più forte è la necessità di un disarmo totale. Consola quello che si è sentito dagli altri partecipanti, che esistono queste organizzazioni a tutti i livelli, a livello di base, a livello di anche di colloquio e di confronto con governi e società civile. C'è questa necessità urgente, perché il rischio di un conflitto rimane sempre tra le opzioni in causa per l'estinzione di viventi sul pianeta. Grazie. Grazie a Roberto Del Bianco. Se qualcuno tra il pubblico vuole porre delle domande ai relatori, mi rendo conto che per ora è un po' tardi, abbiamo abusato la vostra pazienza, però non capita spesso di avere persone di questa levatura, quindi se volete interloquire siete benvenuti al microfono. Non abbiate timidezze. Prego. Si avvicina, vieni pure. Grazie. Se decidiamo di cancellare tutte le armi, come facciamo per controllare che non ci rimane una? Ovviamente la perfezione di un progetto politico è realizzabile. Qui si tratta di cosa molto più, diciamo, realistica, e cioè ottenere il disarmo. Disarmo di quel che si conosce. A me pare che oggi sarebbe forse possibile che dal basso possa essere promossa un'iniziativa a livello mondiale per la rifondazione del contratto sociale, per così dire, stipulato con la Carta dell'ONU, che ha molte ambivalenze, a parte la struttura organizzativa, ma insomma si parla ancora di sovranità, si parla ovviamente di divieto della guerra, ma certamente non si mettono al bando le armi nucleari. E forse una raccolta di firme per
andare, partendo dal manifesto di Bertrand Russell e di Einstein, che ha una conclusione, si chiede ai governi, una conclusione deve essere molto più radicale: l'abolizione, la messa al bando di qualunque arma nucleare. Poi naturalmente ci sarà sempre la possibilità che qualche pazzo continui magari a produrre, però naturalmente la grave minaccia dipende da, come dicevo adesso l'ultimo intervento, è la certezza oggi possiamo avere che non è una questione di se ma una questione di quando. È sempre possibile un pazzo, e purtroppo di pazzi ce ne sono stati parecchi nella storia, ce ne sono attualmente in circolazione, che comunque hanno la possibilità di prendere il potere. Pensiamo alla Corea del Nord, pensiamo a paesi comunque dotati di armamenti nucleari, è sempre possibile, quindi questa possibilità è quasi una certezza. Una iniziativa dal basso, attraverso anche questi strumenti dell'informatica, dell'internet, riuscire a realizzare una richiesta di messa al bando di tutte le armi nucleari, forse anche delle centrali nucleari, ma quantomeno delle armi. Posso aggiungere una cosa io come risposta? Credo che la tua domanda del tutto, ragazzo, che la tua domanda contenga in sé un errore fondamentale che tanti fanno, in genere sono gli stati che lo fanno, e cioè che si controlla solo colui che ha l'arma più forte. Ma non è così. Questo è il paradigma proprio che dobbiamo cambiare. Perché lo vediamo anche nelle situazioni di missioni di peacekeeping delle Nazioni Unite, quelle poche missioni, ma ce ne sono, che hanno successo, che fanno interposizione tra combattenti armati con forze di eserciti militari, quindi con bombe, con cannoni, con carri armati, eccetera. E le forze di interposizione dell'ONU sono quasi sempre solo armi, quelli con le armi corte, le armi non letali, eppure è la dignità, il mandato, il rispetto, l'eticità del comportamento, è questo ciò che vince alla lunga e che impedisce ai carri armati di far fuori il peacekeeper dell'ONU armato solo con una pistola e con il manganello del poliziotto di Londra. Guarda che è questo di cui stiamo parlando stasera. Stiamo parlando di un nuovo paradigma di come l'umanità si relaziona con l'altro, noi con gli altri, come ci relazioniamo in modo diverso, non più secondo la logica di chi è più forte detta la legge. L'ha detto benissimo Luigi prima. E quindi non l'ho capito che l'hai fatto un po' di battuta, ma non serve essere più armato per controllare che quelli si disarmano. Un altro? Capisco che non è facile, questo io vi ringrazio moltissimo per aver partecipato. Naturalmente l'ultimo intervento sollecita una curia fondamentale, la differenza tra la prescrizione e la descrizione. Non è che uno sancendo una norma immediatamente muta lo stato delle cose, però il fatto che sia vietato rubare, ad esempio perché si continua a rubare, non è indifferente, è una cosa della quale c'è bisogno il progresso civile. Nel salutarvi, nel ringraziarvi moltissimo di essere stati qui con noi, ascolterete qualche minuto di musica, la musica di Hikarioe, il figlio dell'autore premio Nobel, per farne parlare probabilmente la musica che ho citato prima, figlio di Oeyvind.
Zabulo, che è nato con una grave ernia cerebrale, non riusciva a parlare fino all'età di 4 anni, si è scoperto che aveva l'orecchio assoluto. La prima parola che ha detto era il nome degli uccelli di cui distingueva il canto fuori dalla finestra. E benché abbia tuttora, all'età di più di 50 anni, gravi deficienze motorie comunicative, è un compositore premiato a livello internazionale, autore di un breve requiem per Hiroshima che adesso vi faccio ascoltare. Mentre ascoltate questo e uscite, guardatevi intorno, perché questa sala è un po' più bella del solito. Ci sono 9.112 gru di carta arrivateci da 38 paesi del mondo, centinaia di persone coinvolte dalla storia di Sadako Sasaki che avete letto sui volantini che sono stati distribuiti, che molti di voi già conoscevano, e che, guardate, non sono soltanto un simbolo, sono un'azione. Delle persone hanno perso il loro tempo, hanno imparato una tecnica artistica antica, elegante, eppure così semplice, per accogliere la voce di una persona che non ha più voce, per accogliere la voce magari di qualcuno che non ha potuto nascere per la decisione di qualcun altro. E ce ne hanno mandate da tutto il mondo, e questa sala ne è piena. E se, come spero, il Comune di Firenze si mostrerà sensibile a questo, che è un modo per coinvolgere centinaia di persone che non facevano parte del Movimento per la Pace e che quindi potrebbero poi contribuire, hanno già firmato l'appello per l'abolizione delle armi nucleari, cosa che vi invito a fare, questo è il tavolino a sinistra da Alberto Del Mela, che vi invito a fare su internet, a far fare, mettete una firma importante, e poi costituisce parte civile e le altre proposte che sono state avanzate questa sera. Ebbene, insomma, io nel lanciare questa cosa, due righe, perché non so se avete visto prima quella bambina che scorazzava, faceva confusione, era mia figlia, la seconda figlia, Angelina. Sadako Sasaki, questa bambina che si è ammalata 10 anni dopo, è morta di leucemia, piegando gru per se stessa e per il mondo intero, perché una cosa così non dovesse ripetersi. Sapete che a 1000 gru si realizza un desiderio, qui ce ne stanno quasi 10.000. Sadako non era un simbolo, Sadako era una bambina che nell'agosto del 45 aveva l'età di mia figlia, esattamente l'età di Angelina. Quando noi pieghiamo o infiliamo una gru in queste splendide ghirlande, noi ospitiamo la voce di un bimbo che non è più, o se vogliamo è bimbo per sempre, come nella poesia di Nazim Hikmet. Però se ci riusciamo, non è facile, ma se ci riusciamo, noi pensiamo a un bambino che non è dei nostri, ma di coloro che ci hanno insegnato a considerare altri o nemici. Se siamo ebrei, pensiamo a un bambino arabo. Se siamo arabi, a un bambino ebreo. Se siamo cristiani, pensiamo a un bambino musulmano. Se siamo musulmani, pensiamo a un bambino induista o cristiano. Se siamo ucraini, pensiamo a un bambino russo. Se siamo russi, pensiamo a un bambino ucraino o ceceno. Guardate, sto citando paesi da cui ho ricevuto delle gru, io che non sono nessuno, quindi non sto facendo utopismo. Se siamo cinesi o coreani, pensiamo a un bambino giapponese. Se siamo giapponesi, pensiamo a un bambino cinese o coreano. Se siamo neri, pensiamo a un bambino bianco. Se siamo bianchi, ai bambini di tutti gli altri colori che abbiamo massacrato. Se siamo libici, somali o eritrei, pensiamo a un bambino italiano. Se abbiamo ancora il coraggio di essere italiani, pensiamo a un bambino di Tripoli, di Mogadiscio, di Bengrado, di Kabul, di Baghdad. E dopo un po' sentiremo la sua voce, che non chiede vendetta, chiede pace, pace.
lasciamo in silenzio. Queste persone sono una piccola parte di coloro che ci hanno mandato le gru da tutto il mondo. Una piccola parte. Avete trovato una gru sul vostro posto. Portatela a casa. Noi abbiamo una piccola scuola in via dei Benci 23. Portatela a casa. Imparate a fregarla. Fate che sia un segno. Ne prendete una, ce ne riportate due, tre, dieci. L'anno prossimo, 6 agosto, questa città sarà piena di gru. Oh.